Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Bimbi Boss. Oggi faremo insieme una ricetta che mi sta decisamente a cuore. Si tratta del risotto ai frutti di mare. Infatti tutti i miei amici conoscono questa ricetta perché ogni 2x3 io la faccio. Perciò oggi la condivido con voi, accendete il Bimbi che iniziamo. Gli ingredienti necessari per questa ricetta sono 2 spicchi d'aglio, 2 scalogni, 30 g di olio extravergine di oliva, 500 g di pomodorini ciliegino tagliati a metà, 320 g di riso carnaroli, 100 g di vino bianco, 600 g di acqua bollente, un dado vegetale, 500 g di frutti di mare. Si inizia inserendo all'interno del boccale del Bimbi 2 scalogni e 2 spicchi di aglio. Richiudiamo il Bimbi e impostiamo 10 secondi velocità 10. Una volta terminato riuniamo tutto sul fondo con la spatola. Aggiungiamo 30 g di olio. Richiudiamo e impostiamo 3 minuti 100 gradi velocità 1. Ora apriamo il boccale e inseriamoci all'interno mezzo chilo di pomodorini ciliegino tagliati a metà. Ok. Richiudiamo e impostiamo 5 minuti 100 gradi velocità 1. Perfetto. Procediamo inserendo all'interno del boccale del Bimbi il riso. Richiudiamo e impostiamo nuovamente 5 minuti 100 gradi velocità 1, ma con il tasto antiorario inserito. Ora direttamente dal foro del coperchio aggiungiamo il nostro vino bianco e proseguiamo per un altro minuto a 100 gradi, tasto inversione, velocità 1. E ci siamo quasi. Adesso aggiungiamo il dado, 600 g di acqua bollente e i nostri bei frutti di mare, freschi oppure se li avete comprati surgelati, basta che li abbiate fatti scongelare. Richiudete e impostate 10 minuti, 100 gradi, tasto antiorario, velocità 1 col tappino. Ok, ci manca solo l'ultimo passaggio. Togliete il tappino, lo sostituite col cestello, fate andare il tutto per altri 4 minuti, temperatura baroma, tasto inversione, velocità mestolo. In questo passaggio, se volete, è un'opzione che vi do, potete inserire dentro una spolveratina di peperoncino. Allora, a me non piace, io non lo metterò, però sappiate che voi, se volete metterlo, potete. Ok, abbiamo finito. Basterà trasferire adesso il nostro risotto in una risottiera bella capiente. E impiattare. Ed eccoci qua, il risotto ai frutti di mare è pronto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace e commentate. Io vi mando un bacione. Per oggi è tutto da Bimbi Boss. Ciao!